La gara più lunga in assoluto del programma, anche olimpico, della atletica. Tra poco Marco Lollobrigida lo risentirete perché sarà molto vicino all'evolversi di questa gara che dura qualcosa meno, diciamo una ventina di minuti, ed anche qualcosa in più forse di una ventina di minuti. Romano, seguito da Parcesepe alle Fiamme Gialle, qui con il 201 c'è Nathan Dix, il primatista del mondo, ragazzo di 30 anni, 3 ore 35 e 47. Era arrivato molto vicino quest'anno Alex Schwarzer in febbraio, Rosignano Solvay in provincia di Livorno, dove durante la 50 km, anche con qualche problema perché poi fu chiaro dopo pochi secondi dopo la partenza che il giro forse non era stato misurato come sembrava, ed allora in corso d'opera con questo terzetto, soprattutto ancora il cinese che fa la sua andatura. Ci stiamo avvicinando al 20° chilometro tra poco, e dietro quel terzetto che abbiamo visto staccato di 42 secondi dietro, guardandoli di profilo abbiamo visto le tre diverse posizioni dal punto di vista fisico, soprattutto Nathan Dix con quel arretramento, ecco di spalle. Ecco il passaggio al chilometro 20, siamo a 2/5 di gara, quasi metà gara, quasi, altri 5 minuti per metà gara, un parziale di 23 e 24. 23-24 è il quarto 5.000, il più lento di tutti perché prima erano transitati in 22-19, 22-13, qui siamo andati oltre 23, dunque c'è stato un rallentamento. Io vedete il distacco, adesso stanno rimanendo sotto il terzetto. 18 secondi sono veramente lì. L'ultimo rilevamento. Adesso sta transitando al chilometro 20. Anche Santiago Perez ha una proposta di squalifica, lo spagnolo. Sesta piazza per lui, tra poco scatterà il tempo di visualizzazione del chip. Eccolo qui. E questo è il quartetto con Alex Schwarzer, quindi Schwarzer nel quartetto dei settimi. Ci sono il cinese che ha due proposte di squalifica, Alex Schwarzer e i due russi, parlo di Sergei Kirgin, Alexei Vajevodin, 1.59 il suo ritardo, poi Trond Nymark 12esimo e poi Jesus Sanchez il 13esimo con una proposta di squalifica per il messicano. Sì, chilometro 20. Perdone, mi hai detto il ricongiungimento, la crisi del cinese che in due chilometri praticamente ha perso, sì, non un sono minuto. Solo quelli dietro che vanno più forte, ma è anche lui che è entrato in difficoltà, il cinese che era in fuga dei giochi del Commonwealth, per lui 30 anni. Intanto è transitato al chilometro 24, stavamo un po' tremando in postazione per un semplice motivo, è passato Alex Schwarzer, per un attimo si era impuntato il computer e quindi non dava il transito dell'atleta altoatesino che è sempre con il gruppo dei sesti, molto vicino al quinto Chao Hongyu, quindi Alex Schwarzer è ottavo, un ritardo di 2 minuti e 11 dal terzetto di testa ed è assieme a Denis Nishek. Ha fatto una ginocchio sparata. Ginocchio un po' così per un paio di momenti, ogni tanto do di sottecchi, ma sono gli altri che stanno andando. Adesso ha fatto la sparata. Ha 4:19 contro il 4:30 degli altri, dunque questo 31esimo chilometro, il francese 4:19 si è portato sui primi e dietro abbiamo sempre la situazione. Intanto Marco De Luca è transitato al 12esimo posto, molto bene, staccato di 5:46, ma adesso gli stacchi peccato hanno non ci poco sia valore. Più, c'è il rischio che sia stato squalificato lo spagnolo Jesús Ángel García. E non lo vediamo nei primi 18-16. Erano assieme, ma García aveva due proposte di squalifica, scendi pure con il cursorino perché può esserci proprio la squalifica di Jesús Ángel García oppure il ritiro dello spagnolo che era un bel compagno di viaggio. E questo il davanti Yamazaki respira a bocca aperta, anche come qualità di marcia era un po' in difficoltà. Insomma, Johan Diniz sui primi, a questo punto è attacco serio quello del francese. Sandro da Milano. Sì, il francese, poi Yuki Yamazaki, Giappone e Vladimir Kagnaikin. Dei quattro del gruppo di testa l'unico senza proposta di squalifica è Yuki Yamazaki, poi ci sono Denis Nishegorodov, Russia, e Alex Schwarzer, Italia, quinto e sesto, poi Sergei Kirdyapkin, russo, settimo staccato, Trond Nymark e Alexei Vajevodin, Norvegia e Russia rispettivamente, poi dovrebbe transitare tra poco con l'11esimo posto Marco De Luca assieme a
Michele Odriozola, o poco più dietro rispetto a Michele Odriozola. Intanto Yuki Yamazaki prova a buttare giù questi 11 secondi, forza l'azione visto che la giuria non interviene. Ecco, è arrivata la prima proposta di squalifica contro Yuki Yamazaki. Adesso tutti i primi sei hanno tutti una proposta di squalifica. Il settimo, Sergei Kirdyapkin, che però sta andando piano, sta girando in 4,41 km Kirdyapkin, quindi sembra essere in difficoltà. Mi ha parlato anche dei francesi, soprattutto ieri ha destato sensazione l'assenza della 4% francese, la squadra che ha vinto il titolo mondiale, che ha vinto anche nel passato titoli europei, che ha avuto il record del mondo. E certamente il 4% francese di grande tradizione, però ieri solo 13 squadre sulle staffette veloci maschili. Sono un po' di più al femminile perché i minimi hanno consentito un po' di più, riescono a fare praticamente due semifinali piene, ma non c'è l'Italia. E nella marcia adesso Dix si mette in movimento, Nathan Dix, l'australiano, il primatista mondiale. Yamazaki all'ultima edizione dei campionati del mondo, parlo del giapponese, in terza posizione, arrivò all'ottavo posto a Helsinki, in quell'occasione ci fu la terza piazza per Alento Yamazaki. Attenzione che lì dietro si vede Alex Schwarzer. Alex Schwarzer ha lasciato Denis Nizhegorodov, ha lasciato Nizhegorodov e sta piombando sul giapponese che occupa il terzo posto. Alex Schwarzer, lo vediamo, lo intravedevamo prima. Yuki Yamazaki in grossa difficoltà, 4,50 per lui. Qui Nathan Dix che invece va forte, 4,17 l'ultimo 1000, 4,25 l'ultimo 1000 per Johan Dinis, il francese, che ha un ritardo di 28 secondi. E si intravedeva Yuki Yamazaki con la netta rimonta di Alex Schwarzer, che ha lasciato la compagnia di Denis Nizhegorodov, l'altro russo. E ora siamo a meno di un'ora alla parte finale. Al chilometro 36 è transitato anche Marco De Luca, mentre non è transitato e quindi è possibile, probabile, quasi certo il ritiro dell'altro russo, vale a dire Vladimir Kanyaikin. E Schwarzer ha ceduto ancora 2 secondi nell'ultimo chilometro, 2 secondi a favore dell'australiano qui, al comando. Eccolo qui, il terzo posto che sta diventando effettivo per Alex Schwarzer, va a scavalcare Yuki Yamazaki. Velocità doppia, Yamazaki lo vede, prova ad accennare una reazione, ma c'è poco dentro per il giapponese, che tira di collo proprio per cercare quella reazione, che non è solo discreta, rimonta sulla prima posizione. No, Dix ha fatto una gara veramente impressionante e continua a farla. Lasciamo perdere il discorso tecnico, ma da un punto di vista organico ho fatto una grandissima cosa. Come lasciamo perdere il discorso tecnico? No, l'hanno tenuto in gara e i giudici hanno deciso così di tenerlo in gara. Lo vediamo. Ed è giusto che rimanga in gara. Certo. Tanto non si muove l'informatica, che dopo 40 chilometri può essere anche in difficoltà a sua volta, l'informatica dal punto di vista organico. Alex Schwarzer terzo, ricordavo, netta rimonta su Johan Dinis, attualmente 30 gradi e 55% di umidità, ma mi pare stiano giocando a ribasso con questi dati dal tracciato, dove vediamo in crisi Alexei Vayavodin. Qui c'è Johan Dinis, il campione d'Europa. Con i 60 secondi, un minuto, sarebbe proprio lì per la lotta del piazzamento sulla medaglia d'argento. Ormai il podio sembra consolidato, ma mai dire mai nella gara di marcia. Guai. Gli ultimi 6 chilometri. No, perché nella marcia a 50 chilometri. Ricordi il tedesco nella 20 fuori dallo stadio? Ed era una 20 chilometri. André Höhne, di fatto completamente in bambola, si fermò a 300 metri dal traguardo dopo una 20 chilometri che gli stava dando un grande risultato. André Höhne, e prima ancora Borshin, addirittura crollato a terra. Stesso discorso per André Höhne. Sembra ancora un po' bene. Ancora settimana, veramente la media di 220-230, arrivare a 280 vuol dire ogni giorno marciare e marciare là molto. Là dietro Attilio si intravede la volta dello stadio Nagai, e loro è un po' non manca vedono, molto, è avanti e indietro, è avanti e indietro, è avanti e indietro. Poi sarà che quando uno è in gara all'inizio non sembrava così, adesso si sta uscendo. Non so, mi dispiace per il mio allenatore. Soprattutto, ecco, sei venuto qui con tante, tante voglie, come sempre, ma consapevole di aver lavorato in maniera un po' diversa, incrementando certi allenamenti, certi lavori.
Eh sì, ho lavorato benissimo, ho fatto una Coppa Europa molto buona. Da una parte meno male che ho fatto quella molto buona, così insomma. Ora 8 secondi, poi il quinto posto di Erik Tysse in norvegese, poi ancora gira pur con grossa difficoltà, mentre intravediamo qui Diego Cafagna che prende dietro a Schwarzer, che prende Cafagna tutta l'acqua del mondo, è ancora molto lucido, è Alex Schwarzer che si prende i tempi, tiene controllato il tutto. Dix è davanti, 4.32 l'ultimo chilometro, ha recuperato ma solo un secondo Johan Dinis, 4.31, quindi nell'ultimo mille o le situazioni cominciano ad essere cristallizzate e vogliono evitare dispersione di forza. Ha recuperato solo un secondo Dinis, anche per lui un chilometro relativamente lento, manca poco, stanno avvicinandosi verso il traguardo. Dinis, l'attesa per il passaggio c'è appena stato, ma tra poco ci sarà anche il dato cronometrico di Alex Schwarzer al chilometro 48, lanciato verso una probabile medaglia di bronzo. 8 minuti alla conclusione, è iniziata una volata ormai da 2-3 chilometri, su questa 50 chilometri la prova è più lunga del 4.23 calendario. Schwarzer ha recuperato ancora, ha recuperato 8 secondi su chi gli sta davanti, una rimonta l'impressione tardiva, sono già passati in 3 al 48esimo chilometro e puntano tutti e tre verso il traguardo. Eh sì, ci sono 40 secondi all'argento. Denis Nizhegorodov, su di lui ha un margine piuttosto netto Alex Schwarzer. Diventa difficile poter recuperare, ho visto la campana dell'ultimo giro, vedete 49esimo chilometro, 3.39 e 0.8. Non abbiamo ancora il parziale, ma siamo qui, ultimo chilometro. Adesso chiede indicazioni su come fare per il raccordo che porta allo stadio, un parziale di 4.34, quindi ancora più lento, ma proprio per amministrarsi al meglio l'australiano. Nathan Dix e qui Johan Dinis, il francese, il campione d'Europa, che ha un ritardo inferiore al minuto. Vediamo prossimo per lui il passaggio a 1000 metri dal traguardo. 4.34 di parziale di Nathan Dix, ancora girava in 4.23, eccolo Alex Schwarzer, ancora si è bagnato, si è spugnato, si è rifornito, si avvicina a sua volta al chilometro 49 di una gara lunghissima, di una gara che ha con prudenza impostato, altri un po' meno prudenti alla fine gli stanno arrivando davanti. Terzo comunque l'azzurro, una grandiosa prestazione per questo ragazzo che 2 anni fa debuttava in campo internazionale mettendo subito giù un gran biglietto da visita. Dinis un 4.27, ancora molto buono, 50 secondi il suo ritardo da Nathan Dix, si deve essere reso conto del incalzare possibile, probabile di Alex Schwarzer, e allora ha ancora un po' sveltito l'azione proprio per evitare sorprese il francese, che pur rischia 4.16 l'ultimo mille di Alex Schwarzer, che pur dicevo rischia qualcosa di Nice perché ha 2 proposte di squalifica, quindi non può esagerare. Sono 32 secondi il ritardo dell'azzurro dalla seconda piazza, 1.22 invece il suo ritardo dalla testa, ed allora è probabile, presumibile che, e dopo ci saranno tutte queste analisi, avesse provato qualcosa prima, qualcosa di meglio, ancor meglio sarebbe potuto sortire. Il quarto posto di Denis Nizhegorodov molto lontano dall'alto tesino, e qui Nathan Dix in questo tratto finale, l'australiano, dicevo, posizioni cristallizzate con Schwarzer che continua a rimontare, però in modo tardivo. Certo, la medaglia c'è, ecco intanto Nathan Dix, la medaglia è alla portata decisamente. Però la valutazione di Alex all'arrivo sarà sicuramente quella: avessi provato qualcosa prima, ho un po' sopravvalutato la difficoltà, ho sottovalutato la fuga altrui di questi, di altri, ma soprattutto di questo Nathan Dix e di Johan Dinis, che hanno provato ad addomesticare la gara fin dall'inizio. Che l'Australia va in zona medaglia nella 50 km di marcia, così come pure la Francia, prima volta. Intanto un altro buon mille sta per entrare, guarda dietro, un altro buon mille di Diego Cafagna che è 23esimo con 4.53, e qui il raccordo che porta al traguardo. Nizhegorodov non è passato ancora dal 49esimo chilometro, almeno l'informatica non ne riporta traccia, ed ecco il sottopassaggio ed il titolo mondiale prossimo per l'australiano Nathan Dix. 300 metri alla fine. Nathan Dix, stadio Nagai per lui, per la medaglia d'oro dell'Australia. Stadio Nagai per Nathan Dix, che conserva un margine di più di 40 secondi
sul francese Johan Diniz. Abbiamo dato il tempo finale di 3.45 poco meno e ci siamo, e dietro c'è lotta. Sono andati comunque forte viste le condizioni proibitive, molto forte, caldo, umido. Ha frenato Alex forse la paura dell'umidità, del caldo. Ed ecco qui Johan Diniz alle porte dello stadio, il francese. E poco dopo ci sarà l'ingresso, si vede qualcuno che si sbraccia, si vede l'ingresso di Alex Schwarzer, che va ancora a conquistare una medaglia di bronzo che dista 2 anni dalla precedente, il primo posto davanti per l'Austria. Eccolo Alex Schwarzer, eccolo, certo nella voce di chi parla meno enfasi di 2 anni fa, quando era sorprendente, e abbiamo visto il gesto di stizza di Alex Schwarzer, che probabilmente il bronzo di 2 anni fa fu una cosa meravigliosa, questo gli rimarrà un po' amaro perché il titolo di campione del mondo è lì davanti, mentre la commozione si è impadronita completamente di Nathan Dix, il campione del mondo. Primatista del mondo, arriva piangendo, singhiozzando, grande soddisfazione e commozione per lui, Nathan Dix, già alla commozione dai singhiozzi sul rettilineo finale, campione del mondo Nathan Dix, al traguardo, secondo posto per Johan Diniz, il francese, butta via il cappellino Alex Schwarzer e col senno di poi, avesse buttato via la prudenza un po' prima, probabilmente singhiozzante ci sarebbe lui là davanti, ma comunque una gara meravigliosa. Ha vinto allora l'australiano Nathan Dix, il secondo posto per il francese Johan Diniz, il campione d'Europa, ed il terzo per Alex Schwarzer Italia. È ancora per questo alto atesino del comune di Racines la seconda medaglia, l'unica italiana di 2 anni fa, e vediamo la rabbia, che rabbia per lui, sa di aver sprecato un'occasione mega. Tranquillo Alex, non scappare via, Pechino è di qui a 11 mesi, è arrabbiato come pochi altri, infuriato, vuole scappar via, sa che il titolo probabilmente se l'è mangiato, un pizzico di prudenza di troppo, ha fatto la sua, ma insomma anche questa è esperienza, un grande campione davvero questo, 2 medaglie per... che rabbia che ha, non vuole nulla. E ne aveva ancora da spendere. È lì che chiacchiera, che si arrabbia, che piglia schiaffi tutti. Ecco, lasciamogli sbollire questa rabbia, ha un'energia che non immagina nessuno, gli altri però, ecco, chi singhiozza di commozione, chi di rabbia, l'atletica, signori. Sa di aver perso l'occasione. Non ha vinto una medaglia di bronzo, e questo rigolarlo, e questo ragazzo con la sua rabbia che gli ha fatto compagnia probabilmente per gli ultimi chilometri, perché ritiene di aver perso un titolo mondiale che...